Non dire le parolacce, Zabringiana. Non si dice neanche non troppo. Che brava! Prendila, corri! Piano che ti scarta vetri. Oh. Oggi c'è un po' di vento, eh? Però la giornata è bella. Solo che c'è aria. Però le ho portate giù, cioè ho voluto scendere. Qui è dove ho pulito, dove abbiamo messo i bidoni. Erano già messi lì così, non così ad angolo, però erano già messi così. Ho pulito qua per terra, vedete? Che poi ci arriva la sporcizia. E niente, c'è un po' di carta. Però diciamo che messo così adesso c'è ancora una a finire lì dietro, che ci sono quei rami che vanno messi nel bidone del verde, ma dobbiamo farlo venire a svuotare, così ci buttiamo dentro questi, così raccogliamo tutto il pattume, la robaccia, anche lì si pulisce bene, e così il mio vicino mette i suoi bidoni che adesso ha sotto il terrazzo, li viene a sistemare qui. Metteremo i nomi, anche se lui di questi ha quelli piccoli, perciò non possiamo confonderli. L'unico che si può confondere è il secco, quindi metteremo poi il nome sopra, e così almeno leviamo, facciamo zona bidoni della spazzatura. Qua invece c'è una rosa che non è la nostra, è sempre del mio vicino. Però vabbè, qua è di tutti. È un po' da potare, io non sono capace, invece l'altro mio vicino Sergio sì, quindi penso che la farà poi lui, la sistemerà poi lui. E qui niente, qui c'è un po' di verde che non è mio, ma è sempre del mio vicino. E ci sono dei fiorellini qua, tipo. E quelli là gialli che vi avevo fatto vedere erano lì, adesso non ci sono più. E qua poi c'è una pianta che più in là fa i fiori, e invece qua ci sono le gomme che tengono su, anche questa cosa qui è del mio vicino, perché era venuto il vento, gliel'aveva staccato e deve riuscire a trovare il tempo di rimettere a posto. E buon, basta, mi avete chiesto di vedere, invece qui è casa nostra, qui c'è il vetro che devo andare a buttare, lì hanno fatto un disastro con latte, lì c'è Giorgia, e qui c'è la porta di qua sotto, che è dove c'è il contatore del gas, e quel signore ci ha detto assolutamente di non mettere più la porta, perché vedete questo rimane dentro e rimane la porta messa qui. Vedete dove sono i cardini? E lì c'è la finestrella, dice se dovesse venire una fuga di gas entra in casa. Qui non è dove abitiamo noi, qui è dove c'è sotto la come si chiama? Non mi viene il nome, scusate. Qui è dove c'è la... Scusa Pia, non giocare col bidone? La tavernetta che vogliamo far diventare cucina, e adesso vi faccio vedere. Vedete, qui c'è il terrazzo. Io, la mia idea sarebbe di levare la scala e di aprire una finestra più grande qua, così almeno qui sotto verrebbe la cucina, e metterei il lavandino alla finestra come mi è sempre piaciuto, ed è l'unica cosa a cui assolutamente non voglio rinunciare, perché è l'unica cosa che proprio sono fissata ci deve essere in cucina. E quindi qua poi verrebbe la facciata completa, che non vi posso fare vedere, ma la casa del mio vicino a fianco è identica anche internamente, ha solamente gli spazi divisi in modo diverso, ma fuori è esattamente come la vorrei fare io. Quindi adesso dobbiamo vedere un attimo se riusciamo a, cioè cosa riusciamo a fare. Ovviamente sono lavori importanti, perciò prima dobbiamo fare quelli più urgenti, però tanto per darvi un'idea di com'è fuori. Questo qui è il terrazzino di sotto dove vado a stendere, e lì appunto c'è la finestrella della,
tavernetta, però io levando la scala vorrei ingrandirla, fare una finestra un po' più grande. E boh, basta, qui sta venendo giù tutto, quindi il signore poi del gas mi ha anche detto che non va bene così come messo, quindi il fatto di buttare giù questa scala va anche a mettere in sicurezza questo coso qui del gas. Qua invece c'è tutta la roba da buttare che devo chiamare la discarica per venirla a prendere. Oppure volevo far così, perché a caricare tutti in macchina e portarlo io è un casino. Volevo chiamare e far venire loro. Comunque qui c'è tutta la roba da buttare e basta. Adesso vado sotto una mezz'oretta a fare qualcosina e vi porto con me. Qui ci sono anche dei fiorellini. Guardate che carini. Vabbè, andiamo. Qui la situazione sembra degenerata, ma in realtà tutto ha un senso e tutto ha un perché. Questi scatoloni sono tutti quanti da portare all'Associazione per la Vita, sono vestiti da 0 a 3 anni, da 0 proprio no. Comunque sì, magari da maschietto e poi da femminuccia un po' più grandi. E ce ne sono anche due qui e poi c'è questo qua che ho iniziato a riempire e infatti devo chiamare per riuscire a portarli presto in modo da non tenerli troppo tempo qui perché è comunque una cantina. Mentre invece i sacchi sono tutti sacchi di vestiti da buttare, non sono da buttare perché sono rotti o cose così, ma sono da buttare perché, come spiegavo in un commento, sono ancora buoni, ma noi non li mettiamo più, a noi non ci vanno più, a noi, cioè più che altro i bambini non vanno più e quindi li doniamo praticamente a un'altra associazione che li smista e li dà alle persone che ne hanno bisogno. Lì invece nelle scatole ci sono i vestiti dei bambini. C'è anche qui la muffa, come potete ben vedere. Lì c'è da pulire. Che brutto. Comunque, queste qua invece sono scatole con i vestiti dei bambini che gli vanno. Quindi sia dei grandi di tutti e sei, più anche il cambio di stagione mio e di Maurizio. E qua ci sono altre borse di vestiti da buttare, che ho fatto borse, ma poi dovrò trasferire nei sacchi. E qua due coperchi li ho portati su per le scatole, quindi adesso mi mancano a queste. Ma lì ho altre tre scatole da guardare, che è quello che andrò a fare adesso. E vediamo un attimino cosa troviamo. Se roba da buttare, roba da donare, roba da portare su. Perché appunto sto facendo, diciamo, il cambio di stagione, sto levando la roba di lana e sto portando su il primaverile. Qui c'è ancora tanto da fare, eh? Queste invece le avevo già guardate, quindi sono a posto. E qua c'è un altro saccone di vestiti da buttare e qua dietro ce n'è un altro. Queste borse invece sono tutte quelle che erano accumulate là, che adesso piego e metto tutte in quella borsa lì, così almeno le metto da parte. Quando avrò tutto il pavimento libero, andremo a dare una bella lavata, una bella spazzata. Devo anche spostare i detersivi, le cose che vedete da lì, le devo mettere sull'altro scaffale perché lì, quello lì, se non ci sono le scatole, viene in avanti, perciò le devo levare perché sennò mi cadono e si rompono. E le sposto tutte sull'altro che invece è saldo. Sta dove deve stare. E boh, infatti questo qua grigio adesso vediamo perché stava dritto quando lì ce n'era un altro. Levato quello piccolino che ho dato alla mamma, cioè a Luisa da mettere in cantina, questo qua da questa parte viene avanti. Se vi ricordate avevo provato anche ad agganciarlo, però non ci sono riuscita. Quindi l'idea sarebbe, perché quello là è proprio in ferro, questo. E quindi è per quello che sta saldo. Mentre invece questo qui è in alluminio e quindi è un po', diciamo, un po' così, no? E perciò adesso volevo trasferire tutto di là, qua non lasciare niente e poi vediamo un attimino come comportarci. Comunque i lavori che andrò a fare adesso sono questi perché non ho tanto tempo, volevo poi appunto tornare su. Così poi metto sulla cena e perciò adesso andiamo a fare questi lavoretti.
Allora, per oggi ho finito qui di sotto, ma ho trovato un pupazzino e volevo chiedervi se voi sapete chi è. Io non vi dico niente, vi dirò poi, dopo che è uscito il video. Comunque, il pupazzino è questo. Chi è questa bambolina? Scrivetelo nei commenti. Thank you.
Sono le uova ripiene, qui l'insalata russa, la decorazione è fatta un po' così, ma va bene, tanto per finire nella pancia, non è che deve essere bella, deve essere buona. E le lasagne, qui c'è la seconda per Maurizio e Gabriele, perché ero convinta di avere le lasagne, invece non le avevo, e quindi abbiamo fatto la pasta pasticciata per loro. E l'altra teglia e le nostre lasagne sono in forno, sono pronte, adesso le tiro fuori e andiamo a mangiare. Giorno di Pasquetta, su Alexa c'è Luisa, saluta. Ciao. E stiamo preparando il pranzo. Qui abbiamo fatto cuocere il pollo arrosto nell'air fryer, cioè il pollo che è arrosto. Poi qui ci sono le patate e qui stiamo facendo cuocere i würstel. Adesso qui ci sono i pomodori che devo andare a tagliare e poi taglierò anche i cetrioli. E li metto da parte così se qualcuno non li vuole non li mangia. Adesso vediamo se Maurizio vuole far cuocere anche l'altro pollo oppure no. E niente, questo qui sarà il nostro menù di Pasquetta. Poi oggi pomeriggio viene su Luisa che andiamo a fare un giro, una passeggiata qui in mezzo ai campi. E poi per stasera invece prepareremo il sushi. O almeno ci proviamo. Ma tanto c'è Luisa la maestra, quindi sicuramente ce la facciamo. E niente, e questo qui è quello che sto facendo. Un menù veloce, leggero, ma comunque buono. Ci vediamo dopo. Yeah.
abbaiare sotto il collo di una rana. E quello la guardava con lui. Cosa vorresti fare? Allora l'ho visto bene. Oh, allora ci vedo, cazzo. Allora ci vedo. Dire le parolacce, aspetta. Sei verde oggi? Verde, giallo e azzurro. Rosso. Giorgio, anche Giorgio mi aveva fatto quel trucco, era bellissimo. Via. Perché oggi c'era la challenge di tutti i colori. E tu allora ci sei. Certo, sono lì. Come guarda che va più veloce lei confronto di lui, eh? È un missile. Mauri, chiamalo. Vedi che va più veloce lei. Ciao miss. Come? Sta a posto? Ciao. Così per... Cindy, per me la fotocopia. Perché ci stava una bagna. Sì, sì. La fotocopia di Cindy, fatta e Cindy. Boh, portatela allora. No, no. Siamo tornati dalla passeggiata, hanno preso il caffè, abbiamo fatto un riposo, abbiamo fatto... No, ve lo metto lì. Abbiamo fatto cuocere il riso per fare il sushi. E qua ho pulito l'avocado, che è il più bello che io abbia mai visto, non ne ho mai trovato uno così. La buccia si è levata... perfettamente, non era né troppo maturo né, cioè è perfetto, mai avuto un come si chiama? Avocado così. Puoi fare il latte? No, non puoi fare il latte. Poi qui c'è il quark. No, no. Qui c'è la maionese che ho fatto io oggi. E qua ci sono gli ingredienti, l'altro riso, cetriolo e carote. Luisa che sta già cominciando a a fare il primo rotolino, l'acqua fredda, e poi lì abbiamo tonno e pesce spada da mettere poi anche dentro e basta. Adesso noi, cioè lei va avanti, io farò quelli triangolari e poi vi faccio vedere mano a mano. Ciao. A causa di un disguido dovuto al riso che non era quello giusto, abbiamo cambiato menù e anche forma del sushi, ma gli ingredienti saranno gli stessi. Adesso finiamo di assemblarlo e poi vi faccio vedere. Ecco qui il riso pronto. In pratica abbiamo messo tutto dentro: carote, cetriolo, pesce, avocado, ho fatto strapazzare le uova, mi ho messo le uova strapazzate, il riso, vabbè, ovviamente. Cos'altro abbiamo messo? Più. Se n'è andata. Adesso ognuno al tavolo avrà la salsa di soia e poi c'è la maionese e il formaggio per chi la volesse unire. E niente, noi adesso andiamo a cenare, magari ci sentiamo dopo. Ciao! Thank you.
Dopo cena, relax per tutti. Io e Pia stiamo cercando di fare qualche costruzione. Gli altri invece sono qui che guardano video e giocano. Ancora fino alle 11:30, poi andiamo a dormire. Io spero che questo video di più giorni vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un like e iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!